riflessione che faremo a più voci, nel senso che Elsa ci offrirà un'introduzione e poi dopo avremo modo di scambiare, perché magari ciascuno di noi ha un eco particolare di queste parole che ha letto e di alcune suggestioni che ha fatto riecheggiare con altre, magari anche con altre persone. Quindi grazie, ascoltiamo Elsa. Grazie Fabio, grazie a tutte e tutti voi. È un ringraziamento non formale, innanzitutto mi piacerebbe essere lì, però ecco, queste condizioni un po' incerte ci suggeriscono prudenza, per cui penso che riusciamo a capire reciprocamente, insomma, le ragioni di chi è lì e di chi invece è qua in video. Grazie perché mi avete anche costretta a leggere questo testo che forse non sarei andata, diciamo, a scegliere come romanzo da comodino, che però invece è stata una lettura interessante per capire un po' dove sta andando questo papato, questa chiesa e soprattutto mi piace, ecco, poter condividere con voi qualche nota, qualche risonanza e soprattutto sentire ecco, da voi il vostro riscontro. Ho pensato un po' che forma dare a questa introduzione e mi sono letta anche un po' di vari commenti, eccetera, però a volte ecco, ho avuto l'impressione che i commenti fossero più un prendo il tema e ci faccio la mia riflessione, no? Sulla fratellanza, aleo o chi più ha più metta, che va benissimo, però secondo me è anche corretto davanti a un testo, insomma, leggerlo, metterci le mani dentro e quindi anche fare la fatica poi di andare a vedere passo passo cosa dice. Allora, la mia proposta è di vedere con voi proprio questi 8 capitoli, per cui magari io dico per ogni capitolo quello che mi ha colpito, quello che in bene o in male, ecco, magari mi ha fatto risuonare e poi magari sentirei direttamente voi, in modo che possiamo mettere subito in circolo qualche considerazione. Se Fabio sei d'accordo, altrimenti compatto tutto e poi facciamo interventi dopo, però secondo me sarebbe più carino, cioè sarebbe un pochino più interattivo, ecco, se non è troppo un disagio. Allora, partiamo dal titolo e già sapete un po' come quando si va a un concerto, no? C'è la suspense, il fiato sospeso per il primo accordo del pianista teso, trac, e sbaglia l'accordo. Perché, insomma, questa Fratelli Tutti, francamente, non è che proprio ci soddisfi. Sapete che è anche girata una lettera di donne, di teologhe, insomma, di cattoliche che, sapendo che appunto il titolo sarebbe stato questo, hanno chiesto Papa Francesco di mettere anche il femminile, quindi un fratelli e sorelle, perché poi cose non sono andate così, quindi è rimasto solo al maschile. Naturalmente sappiamo che la citazione da San Francesco va bene, però nulla impediva, no? Diciamo di modificare. Devo dire però, a onor del vero, che poi nel corpo dell'enciclica è usato in maniera non pervasiva, ma insomma direi in maniera equilibrata il linguaggio inclusivo, per cui la presenza delle donne è riconosciuta. Poi Grazia mi dirà se anche lei condivide questa impressione. Ecco, il sottotitolo io sono dovuta arrivare al numero 142 per capirlo, perché sulla fraternità e l'amicizia sociale, cioè mi sembravano due sinonimi, non riuscivo bene a capire a che cosa si riferisse Papa Francesco. E quindi vabbè, suspense fino al numero 142. Va bene, introduzione, si dice appunto che è una citazione da San Francesco. E poi naturalmente il riferimento è a quell'incontro di San Francesco con il sultano. E qua abbiamo dichiarate le fonti. Papa Francesco ci dice già che cosa conterrà questa enciclica. Anzitutto contiene parti abbastanza consistenti, cioè proprio
molto pesanti, forse a volte, di suoi interventi vari. Dichiara subito che è un'enciclica sociale, per cui va a pescare tutti i suoi interventi su questo tema. L'effetto a volte è un po' di un centone, the best of, forse con delle parti non proprio coordinatissime, almeno io ho avuto questa impressione, ma magari voi no, e poi me lo dite. E la seconda fonte è appunto questa, è quel documento sulla fratellanza umana che Papa Francesco ha firmato il 4 febbraio dell'anno scorso ad Abu Dhabi con il grande imam Ahmad al-Tajid ad Al-Azhar. E poi c'è una terza fonte che il Papa indica e lui dice: ho anche recepito con il mio linguaggio numerosi documenti e lettere che ho ricevuto da tante persone e gruppi di tutto il mondo. Quindi in qualche modo sembra che abbia anche dato spazio ad un riscontro, no? ai suoi interventi precedenti. E poi abbiamo sempre l'introduzione anche l'indicazione, forse non direttissima, ma insomma la si ricava, dei destinatari. A chi è rivolta questa enciclica? Dice il Papa: pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane che mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà. Evidentemente l'enciclica non ha recepito la variazione che invece è stata fatta nel Messale, per cui non è più persone di buona volontà, ma persone che Dio ama, ma va bene, ci siamo intesi, il passo è quello. Per cui è appunto un'enciclica che si rivolge a cattoliche e cattolici, cristiane e cristiani e a tutte e tutti, a tutte le persone. Dice che mentre stava scrivendo il testo, il rompere del Covid gli ha scompaginato un po' i piani, ma in realtà poi ha anche aiutato a sviluppare certe parti dell'elaborazione che secondo me sono anche forse le più interessanti. Non cita, nel senso che cita il pensiero, ma non lo dichiara, con il suo Sognare insieme, quella frase bellissima di Elder Camara che dice: se uno sogna da solo, il suo rimane un sogno, se il sogno è fatto insieme agli altri, esso è già l'inizio della realtà. Ecco, sul fatto delle citazioni occulte c'è qualche perplessità, poi lo vedremo più tardi. C'è un passo in cui è chiarissimo il riferimento a Medellin, alla teologia della liberazione, e invece lì riesce a citare Giovanni Paolo II, cioè quasi in maniera, insomma, un po', non so, un po' ironica, un po' irriverente forse, ma va bene, ci arriviamo. Allora, capitolo primo, se riuscite a aspettare o se volete già intervenire, non lo so, se no parto col capitolo primo. Il capitolo primo è in nero, quindi si parte dal negativo, si intitola Le ombre di un mondo chiuso e inizia parlando dei sogni che vanno in frantumi. Quindi si era sognato un'Europa unita, si era sognato un mondo che finalmente avesse superato la fase delle guerre, era parlato di apertura al mondo, quindi un globalismo in senso positivo, e però è arrivata la disillusione. Perché dice Papa Francesco? Perché si è perso il senso della storia, c'è stato un decostruzionismo, no? E la causa, diciamo, gli agenti di questa decostruzione sono, lo dice molto chiaramente, i populismi e diciamo, i nazionalismi. Mette subito in guardia dalle ideologie che svuotano, che sradicano, che rendono diffidenti e parla di colonizzazione culturale. Questo mi sembra un punto molto, molto importante. Parla di politica sana come discussione su progetti a lungo termine, di contro invece a ricette effimere di marketing. Ecco, a volte è anche efficace, secondo me, nel trovare le formulazioni. Poi parla di scarto mondiale. Sapete che il tema dello scarto gli è molto caro, è nel suo linguaggio, ma però devo dire al numero 18 da donna non mi piace neanche un po', perché
dice le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, specie se poveri o disabili, se non servono ancora come i nascituri o non servono più come gli anziani. Qua è evidente, no? C'è la frecciatina contro l'aborto, forse anche contro il fine vita per la parte anziani, ma insomma sembra un pochino così, chiama anche un tassellino, no? Si parla di persone da tutelare, ma il diritto delle donne, loro che non servono mai, no? Tra chi non serve ancora e chi non serve più, ecco, forse le donne che sono le grandi assenti avrebbero meritato magari uno spazio in più anziché scagliarsi contro l'aborto. Poi si parla di mancanza dei figli, come male della società, che è vero, ma che è detto da un celibe, ecco, fa sempre un pochino specie. Poi si parla della riduzione dei costi di lavoro, del razzismo, si parla di aumento della ricchezza senza però equità sociale. E poi viene a parlare dei diritti umani non sufficientemente universali, ovviamente il riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, e devo dire che in questo Papa Francesco è molto bravo perché tiene aperti questi due canali civili, diciamo il piano civile e il piano religioso, shiftando diciamo dall'uno all'altro in maniera molto, molto coerente e anche convincente, e per questo è stato anche molto attaccato, sapete, dalla destra, insomma, della Chiesa, no? Che invece si è lamentata perché non avrebbe impostato il tutto con una sana operazione di, diciamo, di slogan cattolico. E invece, secondo me, è proprio questa la ricchezza dell'enciclica. Poi il numero 23 è bellissimo perché dice che le donne hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. Bello, ecco, peccato che poi magari non si tirino le conseguenze anche per la Chiesa. Questa è un'enciclica sociale, non ecclesiale, e quindi peccato che queste ricadute poi non si vedano nella Chiesa. Si parla di schiavitù, la piaga della schiavitù, la schiavitù reale, no? Quindi la tratta delle persone, la prostituzione, appunto queste forme con cui le varie, insomma, nostre società, che pur hanno messo al bando la schiavitù, di fatto negano dignità alle persone e le oggettificano. Conflitto e paura, qua torna la grande intuizione di Papa Francesco, la terza guerra mondiale, no? Questa idea appunto di questi conflitti che sono dettati da interessi essenzialmente economici, punta sempre molto su questo aspetto economico, forse meno su quello di potere, che invece secondo me è, diciamo, a pari merito con l'interesse economico. Si parla anche delle mafie, si parla di una mentalità, di una pedagogia mafiosa che crea legami di dipendenza e di subordinazione. Ecco, questo è un altro punto, secondo me, molto, molto qualificante. Anche qua si potrebbe dire, beh, però, ecco, in quella società nostra che è la Chiesa, come funziona? Non è che a volte c'è un po' di pedagogia mafiosa, non è che si crea un po' di subordinazione, però appunto non si parla, non c'è questo aspetto di autocritica. Poi globalizzazione e progresso senza una rotta comune. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco, l'epidemia ce lo ha dimostrato, però non riusciamo a darci una direzione comune a livello mondiale. C'è sempre l'interesse privato che prevale. Ecco, il numero 33 mi lascia un pochino perplessa perché mi sembra molto duro contro la virtualità, contrappone la realtà virtuale a quella reale, che capiamo bene ha un suo perché, però naturalmente cita interventi precedenti, ma io credo che dopo l'esperienza che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo della pandemia, ecco, questo svalutare il mezzo virtuale sia un po' ingeneroso, perché davvero
è il modo che ci è stato dato per mantenere vivi e reali anche i nostri rapporti. Poi il tema viene ripreso più avanti, si parlerà bene dei mezzi, dei media, diciamo in un passaggio un po' veloce, ma resta secondo me un po' di fondo questo giudizio poco lusinghiero, ecco, sui media, sui mezzi virtuali. Si parla della sanità, si parla di anziani, quindi di questa esigenza di cambiare il nostro sistema, appunto, partire dal punto di vista dei più deboli, dei più fragili. E poi si parla dei migranti. Il capitoletto è Senza dignità umana sulle frontiere. Si parla del diritto a non emigrare e quindi no, si tengono aperte queste due piste, da una parte l'accoglienza di chi arriva, dall'altra diciamo la prevenzione, gli investimenti nei paesi d'origine perché chi migra non sia nelle condizioni, non sia costretto a migrare. Si parla delle paure, della mentalità xenofoba. Ecco, poi secondo me c'è il numero 39 che è davvero molto, molto forte e non so se aveva in mente Don Alberto Vigorelli, forse vi ricordate la vicenda di quel prete di Cantù che è ancora sotto processo perché Salvini l'ha chiamato in causa in quanto durante una predica commentando il Vangelo avrebbe detto, cioè ha detto effettivamente o si sta con il Vangelo o si sta con Salvini. Stava commentando esattamente il passo in cui Gesù dice ero straniero, mi avete accolto, quindi non è che ci fossero molti margini di interpretazione. E Papa Francesco, sentite cosa dice, è inaccettabile che i cristiani condividano questa mentalità e questi atteggiamenti, sta parlando della xenofobia, facendo a volte prevalere certe preferenze politiche piuttosto che profonde convinzioni della propria fede. Mi sembra veramente chiarissimo. L'illusione della comunicazione, ecco, questi 42 e 43 sono ancora capitoli molto duri contro i media. Naturalmente capiamo bene che c'è, ecco, tutta un'operazione di odio social, di disprezzo della persona che va in rete e questo è giusto sanzionarlo, però ecco, sembra che la comunicazione digitale venga un po' svalutata. Si parla di informazione senza saggezza, del fatto che si costituiscono questi gruppi in cui tutti la pensano allo stesso modo e quindi alla fine non interessa la verità, ma semplicemente ci si supporta l'un l'altro con quello che è considerato il vero e quindi un principio di fake news che si autogenera. Anche qua è vero, però non è che di persona funzioni diversamente, cioè non è che poi sostanzialmente noi ci troviamo, no, con persone con cui non abbiamo lo stesso parere, quindi è un po' il meccanismo umano. Dice che la via di fraternità locale universale la possono percorrere soltanto spiriti liberi e disposti a incontri reali, direi reali anche se virtuali. Poi parla di sottomissioni e di disprezzo di sé e si riferisce soprattutto a quei paesi che dice perdono la loro identità perché guardano ad altri paesi, ai paesi più sviluppati e quindi sono disposti a sacrificare la loro cultura, la loro storia per raggiungere quel livello di benessere e questo però dà luogo a una colonizzazione culturale. Una terra sarà feconda, dice Papa Francesco, un popolo darà frutti nella misura in cui dà vita a relazioni di appartenenza tra i suoi membri. E poi chiude con la speranza, quindi un capitolo tutto dedicato alle ombre che però si apre alla speranza. La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l'orizzonte per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa. Mi è venuto in mente Dietrich Bonhoeffer che, parlando dell'ottimismo, diceva: l'essenza dell'ottimismo non è guardare al di là della situazione presente,
ma è una forza vitale, la forza di sperare quando altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma la rivendica per sé. Ecco, mi sembra che sia esattamente su questa linea. Purtroppo devo dire, non è stata data una grande attenzione al mondo evangelico, ancora nell'introduzione, quando diceva, appunto, dichiarando le sue fonti, che una delle fonti sarebbe stato appunto il documento sulla fratellanza umana, diceva, come per la Laudato Si, ho avuto una fonte di ispirazione dal mio fratello Bartolomeo, patriarca ortodosso, così per questo. Ecco. Ancora una volta, se già per Laudato Si' era stato particolarmente antipatico avere dimenticato i ciechi, il Concilio Ecumenico delle Chiese e tutto il mondo evangelico, che invece in campo diciamo, di sensibilità ecologica ha dato tantissimo ben prima della Chiesa Cattolica, ecco qua lo ribadisce. E poi devo dire anche il fatto di dichiarare come fonte questo incontro di Abu Dhabi, sicuramente fa parte del vero, ma insomma, forse il dimenticare la componente ebraica, ecco, è qualcosa che a me ha lasciato un po' perplessa, perché si parla di fratelli, penso che il primo grande ostacolo alla fraternità è stata proprio quella della separazione tra sinagoga e chiesa, per cui lo dirà poi verso la fine, secondo me, nel capitolo settimo, che è bellissimo. L'importanza della memoria, fare memoria, ecco, non dimenticare il passato. Questo forse avrebbe potuto ricordare un po' quanto ci ha messo la Chiesa Cattolica, la Chiesa in generale, a considerare fratelli e sorelle gli ebrei e le ebree. Quindi se siamo passati dai perfidi giudei alla attuale, almeno dichiarata, diciamo, situazione di fraternità, ecco, è frutto di un lungo percorso. Peraltro, forse sapete che i colloqui ebraico-cristiani di quest'anno, che si tengono a Camaldoli, avrebbero dovuto ispirarsi proprio a questo tema, ai 60 anni dell'incontro tra Jules Isaac e Papa Giovanni XXIII. Jules Isaac era questo storico francese ebreo che ha avuto tutta la famiglia sterminata per la Shoah e ha dedicato poi il resto della sua vita a cercare di far capire al cristianesimo, alle chiese, quanto avessero fatto male all'ebraismo e anche a se stesse nel dimenticare le radici comuni con l'ebraismo e quindi il male dell'insegnamento del disprezzo e della teologia del sostituzionismo, per cui la chiesa avrebbe sostituito così in blocco la sinagoga. Purtroppo devo dire che è un processo non ancora concluso. A me capita, non so a voi, forse no, siete più fortunati, ma a me capita di sentire ancora prediche in cui c'è questo velato antigiudaismo, no? Non è niente di eclatante, però c'è sempre questo dire, mentre l'ebraismo è la religione della legge, poi arriva Gesù e porta la religione dell'amore. Però non è così, anzitutto perché Gesù era e rimane ebreo e perché la fede di Gesù è esattamente la fede ebraica, quindi la nostra fede in Gesù non può cancellare con un colpo di spugna tutto quello che Gesù condivideva e peraltro ha anche detto chiaramente neanche uno yod, neanche una virgola sarà modificato. Per cui tutto questo percorso di riscoperta delle radici ebraiche, di rispetto della cultura ebraica, ecco, mi sembra che in questa enciclica abbia poco spazio. Prima, bene, allora vado al capitolo secondo. Abbiamo dopo queste tenebre finalmente la luce. La luce qual è? È il passaggio bellissimo della parabola del buon samaritano, che viene ampiamente citata e poi analizzata. Allora, dice Papa Francesco, qual è lo sfondo per capire la parabola del Samaritano? Naturalmente il tema è l'amore,
Anche qua, ecco, secondo me avrebbe forse potuto affondare un pochino di più le radici nell'ebraismo, mentre sembra invece mettere più in evidenza la supposta, diciamo, novità cristiana. Ecco, e poi il focus passa sui vari personaggi, per cui abbiamo l'abbandonato, la persona che si trova sulla strada, salita dai predoni, e questo dà agio al Papa di parlare della tentazione del disinteresse, quindi il fatto che vediamo quante volte, dice, vediamo qualcuno che soffre. E non solo non ci fermiamo, ma ci dà anche fastidio, ci disturba. Si parla tutto sommato in conclusione di una etica umana universale, perché dice e richiamo sempre nuovo, benché sia scritto come legge fondamentale del nostro essere, che la società si incammini verso il perseguimento del bene comune. Ecco, c'è sempre questo tema di fondo che è iscritto nell'umanità in modo naturale, poi appunto su questo naturale non si esprime, non si capisce bene cosa intenda Papa Francesco, ma è dato come, insomma, come acquisito, e appunto il dato di fatto naturale è che l'uomo sia portato naturalmente verso il bene, verso la socialità. D'altra parte anche Aristotele ce lo diceva, no? Che l'uomo è animale politico, è animale sociale. Una storia che si ripete, dice Papa Francesco, perché le persone ferite, le persone escluse, ci sono sempre, così come ci sono le persone che passano a distanza. Parla poi dei briganti. Parla dei briganti e mi ha colpito il fatto che abbia messo in connessione poi i briganti e gli indifferenti. E non a caso, i due indifferenti, il sacerdote e il levita, sono due persone religiose. E dice che in realtà il brigante ha bisogno dell'indifferente, l'indifferente ha bisogno del brigante. Mi ho trovato inquietante questo, cioè inquietante perché è vero, secondo me, perché descrive bene un punto molto debole della nostra società, no? Non c'è solo chi fa del male, ma c'è anche chi permette che si faccia, perché gli conviene o perché non ha tempo da perdere. Questa notazione sul tempo la trovo molto, molto centrata. Ricominciare, poi dice Papa Francesco, non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, e quindi il quadro è quello della corresponsabilità, anche della sussidiarietà, potremmo dire. È vero, però è anche pericoloso, cioè non vorrei che poi diventasse per lo Stato così un po' uno scaricarsi la coscienza, no? Tanto ci sono i volontari, tanto ci sono i credenti che ci pensano, e allora smantelliamo lo Stato di welfare. Non dice questo Papa Francesco, però secondo me potrebbe essere un rischio. Il prossimo senza frontiere, chi è il mio prossimo? Questa era la domanda, no? Che ha posto il dottore della legge a Gesù, e la risposta di Gesù ribalta la domanda, quindi non dice chi è il prossimo, ma sostanzialmente gli dice fatti prossimo, fatti tu prossimo. E questo è appunto un po' il compito che ritiene ci dobbiamo dare come cristiani, come cittadini e cittadini. Parla dell'empatia per i cristiani, riconoscere Cristo stesso in ogni fratello abbandonato, escluso. Quindi abbiamo visto prima un principio generale, naturale, no? L'umanità è portata a questo, ad essere sociale, quindi a farsi carico degli altri, e poi il punto di vista cristiano. Noi nel fratello abbandonato, escluso, riconosciamo Cristo. La Chiesa, dice Francesco, ha avuto bisogno di tanto tempo per condannare con forza la schiavitù e diverse forme di violenza, e evidentemente non ha ancora finito. Di nuovo, su questo punto ritorna davvero con insistenza Papa Francesco, ci sono ancora coloro che ritengono di sentirsi incoraggiati o almeno autorizzati dalla loro fede a sostenere varie forme di nazionalismo chiuso e violento, atteggiamenti xenofobi, disprezzo e persino maltrattamenti verso coloro che sono diversi. La fede, con l'umanesimo che ispira, deve mantenere vivo un senso critico davanti a queste tendenze. Quindi su questo direi che
davvero non usa mezzi termini. Capitolo terzo, pensare e generare un mondo aperto. Anche qua c'è una citazione non dichiarata, il Papa dice che non dobbiamo vivere come isole, naturalmente il riferimento è a Nessun uomo un'isola di Thomas Merton, che a sua volta riprende John Donne. E poi si parla dell'amore che fa uscire da sé, che fa andare verso l'altro, quindi estasi nel senso proprio di uscita. Sapete che il tema dell'uscire, no? La Chiesa in uscita, è molto caro a Papa Francesco e giustamente, secondo me, lo tematizza. Il valore unico dell'amore, naturalmente a riferimento è a Prima Corinzi 13, se non avessi la carità, non dice tante sono le virtù, ma è la carità che infonde un dinamismo di apertura e di unione verso le altre persone. La carità viene da caro, quindi solo quando vediamo l'altro come persona a me cara, ecco, allora potrò fare carità, cioè potrò esercitare effettivamente l'amore che deve essere al primo posto. La progressiva apertura all'amore, si parla di società aperte che integrano tutti. Francesco parla di forestieri esistenziali, cioè ci sono periferie che non sono solo geografiche, ma che sono appunto esistenziali. Così come ci sono esiliati occulti, sono i disabili e sono gli anziani. Uomini e donne. Ecco, c'è una comprensione inadeguata dell'amore universale, secondo Papa Francesco. C'è il rischio di un falso universalismo, che può diventare autoritario, astratto, che può omogenizzare una globalizzazione monocromatica. Non è questo che il Papa ci incita a raggiungere. Dobbiamo imparare a vivere insieme in armonia e pace senza che dobbiamo essere tutti uguali. E poi cita Paul Ricoeur, il suo saggio Il socio e il prossimo, dicendo che quando ci si aggrappa a un'identità si tende a separarsi dagli altri e allora si vedono i simili come soci, no? E gli altri sostanzialmente come nemici, come diversi. E invece, appunto, il salto da fare è quello di vedersi fratelli, vedersi sorelle. Poi ci sono questi capitoletti 103, cioè questi numeri 103, 104 e 105, intitolati Libertà, Uguaglianza e Fraternità, ovviamente in riferimento ai tre capisaldi, insomma, della Rivoluzione francese, dell'Illuminismo. E parlando di questo, Papa Francesco dice che dei tre è la fraternità che rende attive, che rende vive le altre due conquiste, le altre due, come dire, essenze dell'umano. Perché senza fraternità la libertà diventa solitudine e l'uguaglianza finisce per non avere un valore reale, per non avere una ricaduta poi nell'etica. È l'amore universale che promuove le persone, per questo bisogna investire a favore delle persone fragili. Parla di libertà, ne parla un po' come se fosse un lusso di chi sta bene, in effetti è vero, ovviamente. Sappiamo che Papa Francesco ha questa ottica dal Sud America, insomma dall'America Latina, e quindi ecco, forse per noi che invece siamo figli della Rivoluzione francese fa un po' male, no? Sentire, cioè, ci viene da dire, ma no, la libertà non è questo, però è vero, cioè per la persona fragile non è la libertà il valore primo, cioè la persona fragile ha bisogno di essere tutelata, ha bisogno di essere protetta da una libertà di mercato che invece sente come aggressiva, da un'efficienza che la stritola. Promuovere il bene morale. Papa Francesco cita
il termine greco utilizzato nella lettera ai Galati, che è agathosyne, e in latino suona benevolenza, ed è il volere il bene dell'altro, quindi il promuovere il bene delle persone. Vuol dire che, ecco, secondo me in questa formulazione Papa Francesco suona un po' paternalistico, perché dice che occorre adoperarsi per una maturazione delle persone e delle società nei diversi valori morali che conducono ad uno sviluppo umano integrale. Cioè, sicuramente serve un aiuto in questo senso, però io penso che l'aiuto sia reciproco, cioè mettersi dal punto di vista di chi insegna ad altri, ad altre, è sempre un po' pericoloso. Mi sarebbe piaciuta una formulazione un po' più collaborativa, no? Cioè aiutiamoci a maturare, aiutiamoci a far maturare la nostra società. Non c'è nessuno, nessuna che è già arrivato. Il valore della solidarietà punta molto Papa Francesco sul tema dell'educazione, quindi sulla trasmissione di questi valori, in primis della solidarietà, alle nuove generazioni, quali sono le agenzie, tre ovviamente, la famiglia, la scuola e i mezzi di comunicazione. Ecco, lui riconosce anche qua, è molto attento, devo dire, sul tema dei mass media, evidentemente ha le antenne particolarmente sensibili. La solidarietà, che è solidità, la solidità di una società che si fa responsabile della fragilità degli altri. Ecco, la solidarietà contro l'impero del denaro, lo nomina senza tanti, tanti giri di parole Papa Francesco. L'appropriazione dei beni da parte di alcuni stride invece contro l'ideale di pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti. Ecco, è molto esplicito anche sul tema della funzione sociale della proprietà, e quindi parla di destinazione comune dei beni creati che viene prima della proprietà privata. Su questo ovviamente penso che abbia dato fastidio a qualcuno, però insomma usa parole inequivocabili, anche riferendosi alla tradizione. La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata, cioè bene proprietà privata, ma purché sia utilizzata per il bene comune. Non è il primo diritto. Il primo diritto è appunto la destinazione comune, la destinazione universale dei beni creati. In diritti senza frontiere si parla dei migranti di nuovo, ma è bello questo passaggio, ve lo leggo, si dice: così come è inaccettabile che una persona abbia meno diritti per il fatto di essere donna, è altrettanto inaccettabile che il luogo di nascita o di residenza già di per sé determini minori opportunità di vita degna di sviluppo. Si parla poi di diritti dei popoli. Il mondo è di tutti, di tutte. Di nuovo torna a quanto aveva detto, bisogna accogliere da una parte e promuovere lo sviluppo dei paesi di emigrazione. E parla, ecco, anche qua con molto coraggio, secondo me, del debito estero. Quindi dice: è vero che un debito va onorato, però stiamo attenti a non strangolare i paesi poveri, che hanno nei confronti dei paesi ricchi debiti così alti che compromettono la loro sussistenza e la loro crescita. Perché appunto il più grande diritto è quello alla dignità umana, che deve sempre essere riconosciuta. Nel capitolo quarto si parla di un cuore aperto al mondo intero. Di nuovo, tema dei migranti, il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo dove poter realizzare pienamente se stesso come persona. Ed è anche molto pratico, parla di concessione di visti, di corridoi umanitari, di assistenza consolare, di educazione, di libertà religiosa, di integrazione. Parla, e qua riprende il documento di Abu Dhabi, di cittadinanza,
Quindi non parliamo più di minoranza, termine un po' discriminatorio, ma parliamo di cittadinanza che tutte e tutti ci accomuna. Serve una legislazione, una governance globale per le migrazioni. Ecco, e poi parla di doni reciproci. Questo termine suona molto familiare alle orecchie ecumeniche, perché è un'immagine che si è usata spesso tra le chiese, no? Dire che nell'incontro tra chiese ognuno porta i propri doni e li offre agli altri ed è arricchito dai doni altrui. E Papa Francesco usa efficacemente questa immagine, no? Le varie culture devono essere preservate, non bisogna perdere l'identità. Ma non bisogna nemmeno avere la fobia di perderla, altrimenti si rischia la sclerosi culturale, dice Papa Francesco. Sì, cita di nuovo il documento per dire dell'importanza del rapporto fra Oriente e Occidente. Secondo me su questo forse scivola un po' nei luoghi comuni, cioè l'Oriente come patrimonio dello spirituale e l'Occidente come patrimonio del tecnologico, del materiale. Boh, cioè, sì, forse, però non è magari proprio così, però va bene, ecco, la prospettiva, l'orizzonte dello scambio va benissimo. Ecco, mentre per diversi capitoletti insiste su quanto sia fecondo l'interscambio, quindi l'idea che ci salviamo tutti o nessuno si salva, e quindi se sta male una sola persona in qualche parte della terra, poi questo avrà ricadute anche sul nostro benessere, però poi dedica invece una parte consistente alla gratuità, cioè non cadiamo nell'utilitarismo. Sì, è vero che c'è questa visione per cui siamo tutti sulla stessa barca, per cui siamo tutti interconnessi, interconnesse, siamo anche egoisti, no? Nel volere il bene altrui per tutelare il nostro bene, però dice non dimentichiamoci che il grande valore è la gratuità, per cui davanti a una persona che ha bisogno, non penso se poi questo mi farà stare bene o farà stare bene il mondo, ma l'accolgo e l'aiuto come posso. Parla poi di locale e universale. Ecco, e qua ho capito il sottotitolo perché a un certo punto Papa Francesco dice: la fraternità universale e l'amicizia sociale all'interno di ogni società sono due poli inseparabili e coessenziali, dopo che aveva fatto tutta una parte sul globale e locale, per dire che dobbiamo tenere insieme le due cose perché appunto non si perda l'identità e perché dall'altra invece non si sia troppo come dire, troppo teorici e si perde il contatto con la realtà. Per cui la mia comprensione è stata questa, che la fraternità universale ha a che fare col globale, mentre l'amicizia sociale ha a che fare con il locale. Vabbè, diciamo che salto un pochino. Ah, ecco, torna all'immagine, sapete, molto cara dall'Evangelii Gaudium del poliedro, per cui cosa significa tutelare il locale in una prospettiva globale? Non il modello negativo è la torre di Babele, dove si cerca un'unità che però appiattisce, annulla le diversità, e invece l'immagine positiva è quella del poliedro, dove ognuno è rispettato nel suo valore e dove il tutto è più delle parti ed è anche più della loro semplice somma. Questo torna un po' come leitmotiv in tutta l'enciclica. L'orizzonte universale, che adesso è la parte sul globale, mettendo in guardia dai narcisismi localistici e dall'insicurezza su cui tanto gioca poi il populismo. Ecco, c'è un passaggio un po' critico sull'indigenismo, cioè prima mette bene in chiaro che bisogna tutelare le realtà locali e quindi anche le culture indigene, però poi dice: non è la mia intenzione proporre un indigenismo completamente chiuso a storico statico, che si sottragga a qualsiasi forma di meticciato, perché il mondo cresce e si riempie di nuova bellezza grazie a successive sintesi che
che si producono tra culture aperte fuori da ogni imposizione culturale. Che è anche vero, però, insomma, è anche vero che stiamo perdendo tante di queste popolazioni indigene, quindi forse che vogliano conservarsi non è così strano da pensare. Cosa volevo dire? Sì, ah, ecco, passare. Dice Papa Francesco, in alcuni quartieri popolari si vive ancora lo spirito del vicinato. Immagino che abbia presente, insomma, i suoi quartieri argentini, e quindi da questo dice dovremmo vivere rapporti di prossimità, contratti di gratuità, torna a questo tema, a partire dal senso di un noi di quartiere. Secondo me è bella questa immagine del noi di quartiere che interseca un po' la direttrice globale con quella locale, no? Local a volte si dice. Nessuno stato nazionale isolato è in grado di assicurare il bene comune della propria popolazione. E forse questo vale anche per le chiese, ma ripeto, non è un'enciclica ecclesiale e non se ne parla. Capitolo quinto, la migliore politica. E qua sono stoccate molto dirette ai populismi e ai liberalismi. Francesco impiega diversi paragrafi per distinguere tra popolare e populista, mette in guardia dal rischio che rappresenta il populismo per la democrazia, quindi quest'uso demagogico di ciò che è del popolo. Cita peraltro Antonio Spadaro, una citazione abbastanza lunga su cos'è il popolo, quindi una categoria mitica, un'identità comune fatta di legami sociali e culturali, e questa appartenenza che non è automatica, ma è un processo lento. Il populismo, che invece è una strumentalizzazione, politica della cultura del popolo. E poi c'è il grande tema del lavoro. Quindi contro l'assistenzialismo, cioè contro l'assistenzialismo, non è che dica evitiamo l'assistenzialismo, chiaro che davanti a chi muore di fame gli si dà da mangiare, però insomma l'assistenzialismo non è la via. Il grande tema è il lavoro. Non esiste peggior povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro. Il lavoro come mezzo per la crescita personale, per relazioni sane, per esprimere se stessi, per condividere doni, per sentirsi corresponsabili, per vivere come popolo. Quindi una dimensione assolutamente sociale, culturale anche, diremmo, del lavoro. Valori e limiti delle visioni liberali. Ecco, la carità, dice la carità, come incrocio tra le due dimensioni, la dimensione mitica e la dimensione istituzionale del popolo. E poi ancora Ricoeur, citato, non c'è di fatto vita privata se non è protetta da un ordine pubblico, il focolare domestico, che però sta sotto la tutela della legalità. Serve un cambiamento nei cuori umani, nelle abitudini, negli stili di vita. Ecco, dice Papa Francesco, la mia critica al paradigma tecnocratico non significa che solo cercando di controllare i suoi eccessi potremo stare sicuri, perché il pericolo maggiore non sta nelle cose, nelle realtà materiali, nelle organizzazioni, ma nel modo in cui le persone le utilizzano. La questione è la fragilità umana, la concupiscenza, dice, e quindi serve l'impegno educativo, lo sviluppo di abitudini solidali, la capacità di pensare la vita umana più integralmente, la profondità spirituale. Il numero 168 assolutamente è chiaro, il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma di fede neoliberale. Penso che, insomma, siano parole davvero pesanti, cioè davvero coraggiose. Il neoliberismo riproduce se stesso tale quale, ricorrendo alla magica teoria del traboccamento o del gocciolamento, ma non si accorge che il presunto traboccamento non risolve l'iniquità, la quale è fonte di nuove forme di violenza che minacciano il tessuto sociale.
parla poi dei movimenti popolari, dell'economia popolare, della produzione comunitaria e ridefinisce questi movimenti popolari dei poeti sociali. È importante che le politiche sociali non siano verso i poveri, ma siano con i poveri, dei poveri, e che propugnino un progetto che riunisca i popoli. Si parla poi di potere internazionale, c'è una critica anche qua abbastanza circostanziata, la crisi finanziaria del 2007-2008 era l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione delle attività finanziarie, ma non è stato così. Salto un po'. Una carità sociale e politica. Ecco, la politica di cui c'è bisogno, una politica che pensi con una visione ampia, che abbia un approccio integrale e interdisciplinare. Pensare anche a quelli che verranno, quindi una giustizia generazionale, intergenerazionale. E poi l'amore politico. Il campo, della più vasta carità, della carità politica. Un amore efficace. Qua cita la Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Non mi convince molto, devo dire, questo inserire qua su questi temi del lavoro, della giustizia, della politica, il tema della verità. Però, vabbè, ce l'ha messo. La carità ha bisogno della luce della verità. Questa luce è un tempo, quella della ragione e della fede, senza relativismi. Ecco, quando si attacca al relativismo mi fa sempre un po' suonare dei campanelli d'allarme. Cioè, erano termini che in qualche modo dopo Benedetto XVI avevamo un po' archiviato, no? E, ecco, sentirli usati qua così mi sembra un po' stridente. E poi si ripesca Tommaso. Anche qua, ma perché bisogna sempre ripescare Tommaso? C'è l'amore lecito e l'amore imperato. Che cos'è? Ma che cosa straordinaria? Ma no, semplicemente quando qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume, ecco, questo sarebbe l'amore lecito, cioè l'atto di carità pratica che fai. Se invece sei il politico che costruisce il ponte in modo che l'anziano possa da solo attraversare il fiume, ecco, questo è l'amore imperato. Vabbè, forse si poteva trovare qualcuno di più vicino a noi nel tempo di San Tommaso. Ecco, sull'uso delle citazioni, scusate, però sono un pochino critica. E soprattutto lo sono qua, quando si parla dei sacrifici dell'amore, si nomina a chiare lettere l'amore preferenziale per gli ultimi, quindi è ovvio, a noi suona, no? L'opzione preferenziale per i poveri, Medellin. La teologia della liberazione, e invece chi citano Giovanni Paolo II, la sollicitudo rei socialis. Sì, vabbè, però insomma, non lo so. La cultura dello scarto, di nuovo, la soluzione al fenomeno dell'esclusione sociale ed economica. L'intelligenza di sfruttare le risorse e lo sviluppo tecnologico. Quindi, appunto, se prima aveva tuonato contro la tecnocrazia, qua invece parla di una tecnologia buona, di una tecnologia che può essere al servizio della promozione umana. Siamo lontani dalla globalizzazione dei diritti, ma questo dovremo fare. Di nuovo l'immagine del poliedro per dire dell'amore che integra e raduna. Ecco, e poi si parla di fecondità di contro ai risultati. Mi piace questo passaggio, sempre meno si chiama un uomo col suo nome proprio, sempre meno si tratterà come persona, questo essere unico al mondo che ha il suo cuore, le sue sofferenze, i suoi problemi, le sue gioie e la sua famiglia. Si conosceranno soltanto le sue malattie per curarle, la sua mancanza di denaro per fornirle, il suo bisogno di casa per dargli un alloggio, il suo desiderio di svago per organizzarlo. Cioè, questo tema della spersonalizzazione lo sento molto
Molto, molto vero. E poi anche un passaggio sulla tenerezza. La tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti. Ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. Risuona, no? Il detto sia ebraico che musulmano, chi salva una vita salva il mondo intero. La politica in senso nobile, di contro all'apparire, al marketing e, come diceva Francesco, al maquillage mediatico. Le domande che ci dovremo fare alla fine saranno non quanti mi hanno approvato, sto parlando dei politici, ma quanto amore ho messo nel mio lavoro, in che cosa ho fatto progredire il popolo, quali legami reali ho costruito. Quindi una sua idea mi sembra molto, molto definita di politica. Capitolo sesto, dialogo e amicizia sociale. Il dialogo che si oppone all'indifferenza egoista da una parte e alla protesta violenta dall'altra. Ecco, di nuovo un po' l'attacco ai media, a questo modo di screditare rapidamente l'avversario, il potere manipolatore dell'informazione, è verissimo. E poi costruire insieme. L'autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell'altro. La discussione pubblica, se veramente dà spazio a tutti e non manipola né nasconde l'informazione, è uno stimolo costante. Le differenze sono creative, creano tensione e nella risoluzione di una tensione consiste il progresso dell'umanità. Ecco, al 205 si parla bene di Internet, dice in particolare Internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio. Ma subito sotto cita i vescovi dell'Australia che nel 2019 avevano detto non possiamo accettare un mondo digitale progettato per sfruttare la nostra debolezza e tirare fuori il peggio dalla gente. Che, ripeto, è verissimo, però battere sempre sul tasto negativo, ecco, sembra un pochino eccessivo. Il fondamento dei consensi, il relativismo non è la soluzione, e anche qua un pochino ci vengono i brividi. Qua secondo me si fa un po' fatica a seguire Papa Francesco, perché su questo tema della verità, nei due registri, diciamo, laico, civile e religioso, non lo so, però si scivola un po', perché da una parte si dice che ogni essere umano è sacro e inviolabile, e va bene, e quindi c'è il rispetto per la verità della dignità umana, e poi però si parla di ragione e di coscienza, e allora che statuto diamo a questa verità? Ciò che chiamiamo verità non è solo la comunicazione di fatti operata dal giornalismo, è anzitutto la ricerca dei fondamenti più solidi che stanno alla base delle nostre scelte, delle nostre leggi. Però allora perché demonizzare il relativismo? Il consenso e la verità, si parla di valori di base, di valori non negoziabili. E uno dice, ma di nuovo, perché ancora questa terminologia? Esigenze che si possono scoprire grazie al dialogo, anche se non sono costruite in senso stretto dal consenso. Di conseguenza non è necessario contrapporre la convenienza sociale, il consenso, la realtà di una verità obiettiva. Tutte e tre possono unirsi armoniosamente quando, attraverso il dialogo, le persone hanno il coraggio di andare fino in fondo a una questione. E poi dice Francesco, agli agnostici questo fondamento potrà sembrare sufficiente. Per i credenti la natura umana, fonte di principi etici, è stata creata da Dio. Per cui trova un po' la quadratura del cerchio, no? In questo. Ciò non stabilisce un fissismo etico, ne apre la strada all'imposizione di alcun sistema morale.
rimane sempre uno spazio per il dialogo. Di nuovo all'immagine del poliedro per via di una nuova cultura, una cultura che sia cultura dell'incontro. Qua addirittura si cita una samba, la samba delle benedizioni, la vita è l'arte dell'incontro, anche se tanti scontri ci sono nella vita. La pace sociale come laboriosa e come artigianale e il gusto di riconoscere l'altro. Il diritto di essere se stesso e di essere diverso. I popoli originari non sono contro il progresso. L'intolleranza e il disprezzo nei confronti delle culture popolari indigene è una vera forma di violenza propria degli eticisti senza bontà. Ecco, questa definizione di eticisti senza bontà che vivono giudicando gli altri mi sembra molto efficace. E anche questa conclusione sulla verità: nessuno potrà possedere tutta la verità, né soddisfare la totalità dei propri desideri, perché questa pretesa porterebbe a voler distruggere l'altro negando i suoi diritti. La ricerca di una falsa tolleranza deve cedere il passo al realismo dialogante, di chi crede di dover essere fedele ai propri principi, riconoscendo tuttavia che anche l'altro ha il diritto di provare ad essere fedele ai suoi. Qua ovviamente risuona Voltaire, insomma, la frase attribuita a Voltaire: sono d'accordo con te, ma morirò perché tu possa esprimere la tua opinione diversa dalla mia. E anche qua, come prima c'era stato quell'excursus sulla tenerezza, qua c'è sulla gentilezza. Cita di nuovo un termine dei Galati che è Christotes e significa l'essere benigno, soave, che sostiene e che conforta. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà, è la capacità di dire, questo già è entrato nel linguaggio comune attraverso lui, di dire permesso, scusa, grazie. Capitolo settimo. Percorsi di un nuovo incontro. Di nuovo si ricomincia dalla verità, ricominciare dalla verità, ma questa volta sullo sfondo il tema è la giustizia. E non lo dice, lo dirà soltanto dopo che tra le sue fonti, non, diciamo, non dichiarate, cioè nel senso che non le troviamo a piedi pagina, però c'è anche Martin Luther King, c'è anche Desmond Tutu. E quindi si capisce che sotto c'è il processo di verità e di riconciliazione ed è Sudafrica, c'è cioè il discorso di giustizia riparativa. Direi che questo capitolo settimo è quello che mi convince di più ed è anche, secondo me, molto molto coraggioso. Si parla di architettura e di artigianato della pace, per cui se a livello politico si può architettare la pace, però poi sta a noi essere artigiani di pace nella quotidianità. Ecco, soprattutto gli ultimi, qua ovviamente cita i vescovi latinoamericani, l'opzione per i poveri deve portarci all'amicizia con i poveri. E qua cita Aparecida 2007. Ecco, e poi c'è la parte, secondo me, davvero più interessante sul valore e significato del perdono. Parla di riconciliazione, parla di conflitto che è inevitabile e che però appunto ha bisogno di essere riconciliato. Dice Papa Francesco, se leggiamo altri testi del Nuovo Testamento, prima aveva citato Matteo, possiamo notare che di fatto le prime comunità vivevano un senso di pazienza, di tolleranza, di comprensione. Uno dice, boh, sì, cioè non mi sembrava. E poi in effetti cita vari passi, ma sono le raccomandazioni di Paolo che dice non parlare male di nessuno, evitate le liti, siate mansueti, cioè evidentemente se lo dice è perché non lo sono, per cui ho trovato un po' curiosa questa definizione delle prime comunità come comunità idilliache, in realtà no, ma questo ci dovrebbe semplicemente consolare. Ecco, le lotte legittime e il perdono.
Bisogna amare tutti, però questo non significa permettere che chi compie il male, che l'oppressore, continui a farlo. Perdonare non vuol dire permettere che continui a calpestare la dignità propria o altrui, o lasciare che un criminale continui a delinquere. Qua c'è molto Martin Luther King. Il perdono non solo non annulla la necessità di giustizia, ma la richiede, però evita la vendetta. Ci sono silenzi che sono silenzi complici della violenza, del male. La vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, sincera e paziente. L'unità è superiore al conflitto, alla risoluzione su di un piano superiore si deve arrivare conservando in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto. C'è una parte sulla memoria, ecco, punta molto su questo Papa Francesco. La riconciliazione è un fatto personale e nessuno può imporla. Chi può arrogarsi il diritto di perdonare in nome degli altri? Ecco, tante richieste, no, che vengono. Penso, non so, il Papa che ti ha chiesto scusa alla Chiesa Valdese per le persecuzioni che ha subito, e la Chiesa Valdese forse è sembrata un po' spocchiosa, ma in realtà nascondeva una questione molto seria. Ha detto: ma grazie, però come facciamo noi a perdonare per chi è morto secoli fa? Cioè, è una questione seria, no? E qua Papa Francesco in qualche modo la riprende: chi può arrogarsi il diritto di perdonare in nome degli altri? Però quello che non si deve in nessun modo fare è dimenticare. La Shoah non va dimenticata, dobbiamo vergognarci e dire: Signore, mai più. Hiroshima e Nagasaki non vanno dimenticate. Non possiamo permettere che le attuali e le nuove generazioni perdano la memoria di quanto accaduto, quella memoria che è garanzia e stimolo per costruire un futuro più giusto e fraterno. Senza memoria non si va avanti. E però dice c'è anche una memoria del bene, quindi va bene ricordare i fatti tragici, le stragi, i grandi misfatti della storia, ma ricordiamo anche quanti sono stati capaci nel male di recuperare la dignità e con piccoli o grandi gesti hanno scelto la solidarietà, il perdono, la fraternità. Fa molto bene fare memoria del bene. Un perdono senza dimenticanze. Ecco, qualcosa che in nessun modo può essere negato, però possiamo perdonarlo. Qualcosa che mai deve essere tollerato, possiamo perdonarlo. Qualcosa che per nessuna ragione dobbiamo permetterci di dimenticare, può essere perdonato. Quindi il perdono non come un colpo di spugna, no, che cancella le responsabilità storiche, ma come qualcosa che ci pacifica. Quanti perdonano davvero non dimenticano, ma rinunciano ad essere dominati dalla stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male. Due grandi crimini che secondo Papa Francesco devono essere aboliti sono la guerra e la pena di morte. Su questo, secondo me, Papa Francesco usa parole davvero coraggiose e mi dispiace solo che non fosse lui Papa nel 2011, quando si è tenuta la seconda convocazione internazionale ecumenica sul tema della pace, la pace giusta a Kingston, e devo dire che leggendo i documenti conclusivi di allora, confrontandoli adesso con quando scrive Papa Francesco, c'è un'assoluta sintonia. La guerra è sempre ingiusta, quindi quella liceità che si può dare alla guerra, no? La giustificazione che anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica di una guerra giusta, cioè di una legittima difesa, ecco, secondo Papa Francesco va molto rivista, perché altrimenti dà legittimità morale a qualcosa che è sempre comunque peccato. La guerra ha un potere distruttivo incontrollabile che colpisce molti civili innocenti. Quindi davanti a tale realtà, oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una possibile guerra giusta. Mai più la guerra.
La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. E poi, ecco, anche qua è assolutamente netto, l'obiettivo finale dell'eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida, sia un imperativo morale e umanitario. E anche sulla pena di morte. La pena di morte è assolutamente da abolire. La pena di morte è inammissibile. La Chiesa si impegna con determinazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo. Non è una novità, cioè nel senso che cita quanto detto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2018, però insomma leggere queste cose in un'enciclica, secondo me, ha una forza anche dirompente. Ricorda chi nei primi secoli della Chiesa già era contrario alla pena capitale, Lattanzio, Sant'Agostino, chi altro? Papa Nicola I, ecco. Sì, ecco, e poi anche un altro passaggio importante è sulle condizioni carcerarie. Per cui tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati a lottare non solo per l'abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, perché ricordava che in molti paesi del mondo ci sono le cosiddette esecuzioni extragiudiziarie o extralegali, insomma, un modo per fare fuori anche le persone che danno fastidio ai regimi. Ecco, quindi non solo lottare per l'abolizione della pena di morte, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie. E mette il carico alla 90, l'ergastolo è una pena di morte nascosta. Ricordiamo, dice Papa Francesco, che neppure l'omicida perde la sua dignità personale e Dio stesso se ne fa garante, nessuno tocchi Caino. Si cita il libro di Isaia, si cita la Genesi, si cita Matteo. Ecco, secondo me, non lo so, ma dal mio punto di vista è forse il capitolo più riuscito, perché con una grande coerenza anche nel portare avanti il discorso, riesce a inanellare alcune pietre miliari su cui spero che poi la Chiesa riuscirà a riflettere. Capitolo ottavo ed ultimo, le religioni al servizio della fraternità nel mondo. Ecco, anche qua è stato fonte di critica, no? Per chi non ama particolarmente Francesco, dice: ma come hai costruito tutta un'enciclica alla fine sul principio laico della pari dignità di tutte le persone, e solo nell'ultimo capitolo parli del fondamento cristiano, del fondamento religioso. Sì, è proprio così. Secondo me è proprio questa la grandezza di Francesco, no? Per dire che appunto possiamo dialogare, l'aveva detto chiaramente, che i suoi destinatari erano tutte le persone di buona volontà. E poi semplicemente chi ha una visione di fede potrà anche riscoprire i principi specifici di questa pari dignità, di questa fraternità. Ma secondo me è davvero molto coraggioso l'aver fatto prima un discorso, appunto, diciamo, laico o un discorso generale che accomuna tutte e tutti, e solo nell'ultimo capitolo, che se vogliamo è anche un po' la conclusione, quindi è il più importante, no? Se pensiamo alla creazione, insomma, ciliegina sulla torta arriva sempre alla fine, appunto parlare del punto di vista religioso. Soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può vivere in pace tra noi. Se non esiste una verità trascendente, ecco, su questo punto, boh, d'altra parte cito Giovanni Paolo II e mi lascia un po' perplessa. La radice del moderno totalitarismo è da individuare nella negazione della trascendente dignità della persona umana, immagine visibile del Dio invisibile. Ma non lo so se è quella la radice del moderno totalitarismo, d'altra parte non è che le religioni e il cristianesimo proprio si sia tanto opposto al totalitarismo nazista, no? Per esempio, per cui sappiamo che rendere presente Dio è un bene per le nostre società, e su questo penso che abbia in mente, insomma, il discorso di laicismo alla francese, di contro invece a uno stato laico che però
rispetta e consente tutte le religioni. Tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l'allontanamento dai valori religiosi. Ma anche qua, non lo so, boh, perché prima invece questi valori religiosi hanno impedito altre nefandezze. Cioè, non lo so, ecco, il dire non c'è più religione, qua naturalmente sta citando il documento sulla fratellanza umana di Abu Dhabi. Mi sembra un po' sbrigativo, cioè non è che il mondo è più cattivo perché non c'è più religione, forse dovremmo così discutere su quale religione, quale fede. Benché la Chiesa rispetti l'autonomia della politica, non relega la propria missione all'ambito del privato, quindi la dimensione politica della fede, e va benissimo. La Chiesa ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di assistenza e di educazione. Si adopera per la promozione dell'uomo e della fraternità universale. E poi ovviamente c'è l'accenno a Maria, e quando viene nominata la donna, come Maria, la madre di Gesù, vogliamo essere una chiesa che serve. Giustamente, quando c'è qualcosa rivolto al servizio, entrano in scena le donne, che per il resto erano state, vabbè, sullo sfondo, sì, nominate, ma mica tanto. La Chiesa apprezza l'azione di Dio nelle altre religioni, questo è un punto che dà molto fastidio a chi invece ancora crede che ex ecclesiam nulla salus, però per fortuna la Chiesa cattolica ha superato questa visione. La Chiesa apprezza l'azione di Dio nelle altre religioni e nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Considera con sincero rispetto che i modi di agire e di vivere quei precetti e quelle dottrine che non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Questa è la nostra età, il documento conciliare. Però non mi sembra che sia tanto passato nelle nostre parrocchie, una certa sensibilità cattolica. Altri bevono ad altre fonti. Per noi la sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso scaturisce per il pensiero cristiano e per l'azione della Chiesa il primato dato alla relazione. Tutto ciò che è umano ci riguarda. La richiesta di libertà, e d'altra parte la promessa di garanzia di libertà religiosa per chi è minoranza da noi, no? Dice, come cristiani chiediamo che nei paesi in cui siamo minoranza ci sia garantita la libertà. Così come noi la favoriamo per quanti non sono cristiani là dove sono minoranza. E poi c'è un bel passaggio sull'unità della Chiesa. È urgente continuare a dare testimonianza di un cammino di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Ascoltando l'invito di Gesù, riconosciamo con dolore, e invito a che tutti siano una cosa sola, che al processo di globalizzazione manca ancora il contributo profetico e spirituale dell'unità tra tutti i cristiani. Religione e violenza, Papa Francesco dice che tra le religioni è possibile un cammino di pace, perché il punto di partenza è lo sguardo di Dio. La violenza non trova base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì nelle loro deformazioni. Il comandamento della pace è iscritto nel profondo delle tradizioni religiose che rappresentiamo, sta citando il documento sulla fratellanza umana. Distingue tra intermediari e mediatori. Gli intermediari cercano di fare sconti a tutte le parti al fine di ottenere un guadagno per sé. Il mediatore invece è colui che non trattiene nulla per sé, ma si spende generosamente. Quindi ci dobbiamo essere tutti mediatori di pace, artigiani di pace, unendo e non dividendo. Le religioni non incitano mai alla guerra, queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi. Dio onnipotente non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il suo nome venga usato per terrorizzare la gente. E poi riprende la preghiera conclusiva del documento sulla fratellanza umana, in nome di Dio, in nome della libertà, in nome dei popoli, in nome dei poveri, in nome della misericordia. Ci impegniamo, non ricordate, si erano impegnati
ad adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. E poi appunto si ricordano le fonti non esplicitate, Martin Luther King, Desmond Tutu, ma anche Mahatma Gandhi, e poi dice Francesco anche Charles de Foucault, che desiderava talmente essere fratello che andò nel deserto a identificarsi con gli ultimi. Solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Questo è l'augurio che ci fa e chiude con due preghiere. La preghiera al creatore, una preghiera, diciamo, universale, religiosa universale, e poi una preghiera cristiana ecumenica. Firmato Franciscus. Voi. Grazie Elsa di questa riflessione, di questo scorrere questi capitoli molto, molto ricchi. Naturalmente ci hai dato molti spunti, c'è lo spazio per qualche breve così, interazione, visto che sono quasi le 8. Prego, se qualcuno vuole reagire a me. Leggendo l'enciclica mi sono piaciute tanto le riflessioni sul tema dell'incontro che vengono sviluppate un po' su tutto il percorso, però avremo modo, ecco, di approfondire, perché poi dopo cerca di declinare questo incontro sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista proprio del pensare una nuova umanità. Quindi questo incontro diventa, lo sviluppa, quindi sia a partire dalla parabola, ma anche in altri ambiti. Però ecco, lascerei volentieri la parola alle persone che vogliono intervenire, sia in presenza. Posso dire una cosa? Prima di tutto, grazie tante per questa occasione. E io dico solo qualcosa brevemente perché poi mi scollego. Ma volevo dire che, dobbiamo sempre tenere presente quello che tu, Elsa, hai detto all'inizio e che lui dice all'inizio, che è per tutti. E che parlare per tutti, cioè nel senso che ognuno trovi qualcosa per sé, è impegnativo e non semplice. E che forse questo è uno dei motivi per cui si trovano dentro quelle che a te sembrano in certi momenti incongruenze, oppure cose che dici, ma perché dice così, ma perché dice cosa? Ecco, teniamo presente che parla per tutti. Parla per tutti anche quando dice: Maria serve, no? Serviamo come Maria, ma lo dice anche agli uomini, eh? Nel senso che anche di questo forse dobbiamo ricordare che tutti noi abbiamo per fortuna una componente maschile se siamo donne e femminile se siamo uomini. E quindi, io credo che lui sia stato mediato come meglio è riuscito fra tante componenti. E su questa cosa del tutte sorelle, fratelli e così via, a parte che in molte lingue la fratellanza, no, ha un termine che è, non so, per esempio in tedesco è Geschwister, essere fratelli e sorelle assieme, no? Ma a parte questo, io penso che lui ha ampiamente ripreso il discorso domenica, non so se domenica scorsa o domenica l'altra, quando ha detto che le donne abbiano funzioni importanti anche nella Chiesa, ma questo non era un discorso, appunto, come tu hai detto tante volte sulla Chiesa. Detto questo, credo che avremo tantissime cose da dire, ma è tardi. Vi ringrazio davvero tanto tutti e vado a fare da mangiare per i miei nipoti. Ciao, ciao. Grazie a Grazie tutti. Scusate. Se posso, dico due. scusa, Posso? grazie perché si era prenotato Domenico. Ah, ok. Grazie. Allora, innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti a Elsa perché è stato bellissimo. Anche per me è un'esperienza nuova, proprio leggere dettagliatamente e anche in modo
in alcuni punti, come dire, analitico, cioè questa enciclica che io ho letto brevemente, però ringrazio Elsa perché è andata proprio nei punti anche nel profondo. E volevo fare solo due note. Una mi ha fatto piacere, per esempio, la parte in cui viene citata anche la diversità di posizioni, di idee come elemento fruttuoso del dialogo, che secondo me è una cosa che la nostra società deve reimparare, nel senso che sempre crediamo che dobbiamo prendere o una posizione o l'altra e che la biodiversità di idee non sia, come dire, generativa. E questo mi ha fatto piacere ritrovarlo. Poi volevo fare una domanda, una cosa che mi ha colpito, quando tu hai detto nell'enciclica fa riferimento alla conferenza di Abu Dhabi, però in qualche modo questo fa, come dire, lascia un po' poco spazio alla fratellanza diciamo, con il popolo ebraico. Adesso l'ho detta male, ma per far capire il punto. Ma non può essere che magari sia stato solo il tentativo di riferirsi a un qualcosa di un po' più recente, o magari anche facilitare il dialogo con, non so, la comunità musulmana. Non so, io chiedo perché non sono preparatissimo. Potrebbe essere quello il motivo, cioè non è che volesse negare la fratellanza con le sinagoghe, diciamo così, ma in realtà volesse facilitare la lettura di questa fratellanza universale. Grazie. Grazie Domenico. Cosa faccio? Rispondo o grazie, vuoi intervenire? Magari grazie. Sì, allora, come riservandoci di approfondire i singoli capitoli in futuro, volevo così condividere alcune impressioni che ho avuto sia dalla lettura fotografica iniziale che da qualche approfondimento. Intanto, mi permetto di dire che questa secondo me non è un'enciclica sociale, ma è un'enciclica politica, assolutamente politica, in tutti i suoi passaggi. E questa secondo me è una cosa molto importante, così da paragonarla ad altre encicliche che nella storia più recente la Chiesa Cattolica erano state definite sociali, tipo la Rerum Novarum, che in realtà erano politiche, o la Pacem in Terris o la Populorum Progressio. E secondo me questa è un po' la differenza rispetto, non che nel Laudato Si' o nelle altre non ci fossero delle affermazioni fortemente politiche, ma questa è dall'inizio alla fine. Io l'ho letta così con sommo piacere, per questo approccio, che è poi la critica che viene mossa all'enciclica, molto molto laico, proprio nell'impostazione, che consente un accesso da parte di tutti, anche questi punti un po' critici sul tema della verità, eccetera, che riprenderemo, però non vanno ad intaccare questa impostazione di fondo che, come Elsa ha sottolineato, relega, non nel senso negativo, ma nel senso proprio della costruzione dell'enciclica, nell'ultima parte il discorso dei fondamenti religiosi. E credo che questa sia una cosa importante. La seconda è permeata, questa lettera, in maniera molto più forte, se fosse possibile, anche rispetto alle precedenti, da un discorso di principio di realtà. Cioè, è molto forte questo elemento e viene ripreso continuamente come elemento di ancoraggio alle realtà terrestri e alla capacità umana di stare dentro la storia, e mi è sembrato molto forte. Sul tema del relativismo, di queste cose, la preoccupazione che lui ha sempre, e in queste encicliche ancora più forte, è il tema proprio della lotta tra i poveri e i potenti. Cioè anche il tema del relativismo, e lui lo gioca, secondo me, molto di più rispetto alla manipolazione, cioè lui teme la manipolazione da parte del potente di turno, ma avremo modo di riparlare.
L'ultimissima cosa è che a me è piaciuto molto anche il capitolo che poi Elsa è stata bravissima a fare questa sintesi, quello sulla pace, dove lui tra l'altro dice esplicitamente, perché è una lettera piena di proposte concrete, per questo che è politica, anche sul tema della guerra, fa tutta l'analisi contro la guerra, e poi dice: con le armi costituiamo un fondo per la pace, per risolvere i problemi della fame, cosa che ha ripetuto anche oggi. Cioè, e anche quando parla del lavoro, del neoliberismo, così fa delle proposte concrete. Quindi è un'enciclica per noi che vogliamo fare, per i cristiani e le cristiane che vogliono fare anche politica nella storia. Poi è più avanti di Marx, cioè, secondo me, quando poi parleremo di questi aspetti, a proposito di citazioni occulte, ci saranno dei pezzi che sembrano citate da Sobrino, proprio quasi letterali, della teologia della liberazione, ma va oltre, cioè a me è questo che mi ha molto colpita, cioè va oltre il marxismo e va oltre la teologia della liberazione. Ci sono dei passaggi che io ho sottolineato e mi piacerà poi riprenderli quando ne parleremo capitolo per capitolo, in cui è chiaramente oltre, con questa cosa molto gesuitica che Alessa ha un po' stupito, a me ha divertito molto, in cui lui, per sparare, come hai detto tu, il calibro da 90, cioè quando spara la sua cosa, quella alta, cioè proprio rivoluzionaria, fa tutte le citazioni, l'argomenta fondandosi su Papa Giovanni Paolo II, cioè ecco, facendo un'operazione un po' manipolatoria, devo dire, e porta al suo mulino queste varie citazioni. Per quello che secondo me lui cita San Tommaso, cita, cioè io ho visto una certa astuzia in questo. E quindi sono contenta che come Rosa Bianca abbiamo deciso di approfondirla, anche se ovviamente poi riportandola a noi, cioè a quello che ci compete. E è una lettera che non piace ai riformisti. Abbiamo avuto la conferma che Papa Francesco non è un riformista, perché per lui il liberalismo non si può riformare, assolutamente, e quindi bisogna trovare delle altre strade, cioè la guerra non si può fare, non ci sono mediazioni su queste cose forti, quindi penso che ai riformisti che c'è dentro di noi questa cosa dia fastidio. Wow, grazie, grazie mille. Bellissimo, infatti contavo su questo momento poi di scambio, di confronto, perché insomma mi porto a casa un sacco di cose interessanti. Diceva Vito la biodiversità, diversità e ricchezza. Ecco, in realtà pensavo leggendolo che gli ambientalisti non saranno rimasti proprio contentissimi da questa enciclica, perché i riferimenti all'ambiente sono davvero pochini, per lo più quando si parla di guerra, no? Quando si parla di armi nucleari, tra i danni, ecco, si cita, ma così molto en passant, diciamo, anche i danni all'ambiente. D'altra parte uno dice, ok, ci ha dedicato tutta la Laudato Si', e quindi, però, non lo so, in quest'ottica magari di, perché un po' quello che diceva Grazia, no? Non è un'enciclica sociale, è un'enciclica politica. Ma forse Francesco ci sta abituando a scompaginare un po' i piani, cioè che cosa è sociale, che cosa è politico, che cosa è ambientale. Dopo la Laudato Si', cioè, ci ha abituato a questa interconnessione, ci ha abituato, diciamo, le orecchie cattoliche, perché in realtà, voglio dire, in ambito ecumenico già questa percezione c'era da un po' più di tempo, no? Per cui ecco, anche non mettere i paletti ha una sua utilità, per cui in un'enciclica così, diciamo, lasciare molto sullo sfondo il tema ambientale, boh, mi è sembrato un po' un peccato, tanto più che nella Laudato Si', parlando di ambiente, aveva parlato tanto dell'aspetto sociale. Sul fatto che non si parli di ebraismo, sì, sicuramente il riferimento è a quel documento di Abu Dhabi, che è il più vicino nel tempo, e sicuramente la questione, pensiamo all'Italia, ma anche all'Europa, la questione spinosa che è collegata alle migrazioni è quella di una migrazione islamica, no? Per cui come ci rapportiamo, come li vediamo questi doppiamente nemici, perché
migranti e pure perché musulmani. Quindi si capisce l'opportunità di citare questo documento, di avere quest'asse cristiano-islamico, però proprio per questo, secondo me, diciamo che un'onestà anche teologica avrebbe richiesto invece di fondare, ecco, alla fine si sta parlando come leader delle due grandi religioni abramitiche e manca la terza. Peraltro è un'enciclica scritta per l'Italia, per l'Europa, un'enciclica per tutto il mondo, quindi non è che possiamo ignorare le tensioni in Medio Oriente e insomma i rapporti con Israele. Adesso abbiamo visto i nuovi accordi, no, tramite l'America, che però piacciono a qualcuno, dispiacciono ad altri, quindi l'Islam sciita, l'Islam sunnita, cioè sono equilibri molto, molto delicati. Quando escludi qualcuno, ecco, è sempre un po' problematico, appunto, si è escluso dalle citazioni e anche proprio dal riconoscimento, sia nella Laudato Si, sia qua la presenza protestante, cioè non è stato riconosciuto il loro apporto. Poi sì, alla fine si dice, ma io avevo in mente anche Martin Luther King e Desmond Tutu, vabbè, però insomma, mentre nell'introduzione dice io devo Laudato Si al patriarca Bartolomeo e devo questo documento all'imam di Al-Azhar, quindi, cioè, come dire, poi, come sempre, no? Quando si ringrazia si dimentica qualcuno, allora o non si ringrazia o si sta molto attenti, perché altrimenti poi c'è sempre qualcuno che si offende o si fanno dei retropensieri, cioè perché non hai citato, peraltro appunto anche nella parte in cui parla un po' del fondamento cristiano dell'amore, davvero quello che dice sull'ebraismo non è molto soddisfacente, perché dice sì, amate il prossimo, ma il prossimo era inteso in senso etnico, quindi è solo quello che fa parte della tua tribù. E soltanto in un secondo tempo c'è stato un allargamento. Poi si cita i passi in cui dice, però tratta bene anche lo straniero, perché ricordati che anche tu sei stato straniero, no? Però ecco, lo mette un po' subordinato mentre ne fa il grande messaggio del cristianesimo. Ecco, su questo, secondo me, teologicamente è un po' insoddisfacente come enciclica, però naturalmente è un'enciclica sociale, anzi politica, come dice Grazia, e quindi ci sta l'opportunità di fondare tutto su quest'asse cristiano-islamico. Grazia, non posso che essere d'accordo con te, sicuramente. Il principio di realtà, boh, sul relativismo non lo so, perché non si capisce neanche bene come lo usa. C'è un po' quell'ambiguità di tutte le encicliche, no? Non so se hai in mente come usa Chiesa. Io la prima volta ho detto, beh, noi, diceva noi, no? Parlava della Chiesa e mi sembrava evidente che fosse la Chiesa cattolica, perché poi parlava di cattolicità, non è che significa universalità, sì, vabbè, però in senso romano. E invece poi a un certo punto dice, per alcuni cristiani, madre della Chiesa è Maria. Dici, ah, per alcuni cristiani. Allora si ricorda che nella Chiesa c'è anche altro. Per cui, no, un po' come in tutti i grandi documenti conciliari, c'è questa ambiguità. Che cos'è di che Chiesa stai parlando? Stai parlando della Chiesa universale, cioè cattolica nel senso universale, o cattolica nel senso di cattolica romana? Boh, però evidentemente proprio su questa ambiguità si salva, no? Per l'uno e per l'altro, oppure si becca gli strali dell'uno e dell'altro, perché poi appunto magari i riformisti saranno poco contenti, ma d'altra parte storcono il naso anche i conservatori, per cui è sempre tra questi due fuochi. È vero, sul capitolo 7 sì, è molto chiaro nel dire che le spese militari potrebbero essere distratte ad uso civile. Lui parla appunto risolve il problema della fame. Mi veniva in mente invece per il nostro documentino, Radicarsi nel Nuovo, che anche noi abbiamo proposto questa cosa dicendo investiamo sulla sanità, anche perché è questa un po' l'emergenza del momento. E sì, più avanti di Marx, della teologia della liberazione, boh, non lo so. Non sono tanto, cioè mi sembra che il suo impianto sia abbastanza chiaro. Il fatto che non si possa ancora nominare la teologia della liberazione, mi fa credere che ci siano un po'
un po' dei blocchi che non è riuscito a rimuovere o che comunque sa che non può rimuovere perché a livello di chiesa universale, insomma, cattolica romana, non si possono ancora forzare. Sì, però appunto su alcune cose ha avuto decisamente coraggio. Anche quella cosa che dice sull'ergastolo, a faccia, cioè non è un passaggino da niente. E ricordo appunto anche a livello ecumenico internazionale quanto si è detto sulla guerra giusta, sulla necessità di difendere, quindi la guerra difensiva, permessa o non permessa, cioè sono temi veramente grossi anche perché hanno ricadute economiche. Naturalmente il comparto guerra della produzione industriale è uno tra i primi, per cui attenzione a non pestare i piedi. Ecco, e niente, no, volevo chiudere come diceva in un collegamento che è stato fatto qualche sera fa, e dicevano i pastori Massimo Aprile e Anna Maffei, no, dicevano, hanno fatto questo confronto un po' così anche divertente, divertito, tra l'enciclica e appunto il documento Radicarsi nel Nuovo, e dicevo, è la prima volta che sento un pastore che invitava i suoi membri di chiesa a leggere l'enciclica, perché il pastore ha parlato molto bene di questa enciclica. Appunto, anche lui è rimasto colpito da quella critica al neoliberismo. Dice: non mi sarei mai aspettato, noi nel nostro documento non abbiamo osato tanto, il Papa ha avuto davvero coraggio. E quindi diceva ai suoi membri di chiesa: prendete l'enciclica, leggetela perché ne vale la pena, però se è troppo lunga e non avete tempo, leggete il nostro documentino che, bene o male, è in linea e dice le stesse cose. Per cui, vero Fabio? Sì, a qualche paragrafo in meno, nel senso Qualche che paragrafo in meno. rispetto ai 287 punti, che quindi sono tutti da approfondire, di cui tu ci hai offerto un'ampia sintesi, evidentemente ci sono non solo dei testi, ci sono delle elaborazioni che ci verranno richieste su questo, perché mi sembra che ci siano tanti spunti, anche incompiuti, perché poi dopo c'è spazio per la creatività. Noi quando ci siamo trovati a riflettere su questo nuovo ciclo di incontri che avremmo proposto, da un lato sapevamo che sarebbe arrivato questo documento, questa enciclica, in prosecuzione della riflessione del Laudato Si, e dall'altro ci siamo chiesti: ma cosa significa per noi oggi essere cristiani, essere persone che vogliono vivere nel nostro tempo? Allora, sentendo il titolo di questa enciclica, ci sembrava interessante confrontarci anche su alcuni punti, alcune sottolineature, però in qualche modo starà a noi tradurlo, noi non solo come singoli, come comunità, come popolo. Ecco, su questo c'è un cammino che si apre, un cammino che in qualche modo può incontrare altre persone, così come è avvenuto in altri momenti, in altre occasioni, e questo è un po' anche l'auspicio per i prossimi, non solo incontri della Rosa Bianca in questa realtà di Villa Pizzone, ma anche proprio incontri con altre persone di buone volontà che vengono citate anche nell'enciclica, che possono ritrovarsi per costruire un percorso. E in questa enciclica è chiaro che non è da dare nulla per scontato. Cioè, queste radici, questo percorso che è stato fatto, in realtà dovrà essere riappropriato dalle persone, dalle comunità, e radicarsi in un nuovo che è da definire. Quindi direi che ti dobbiamo ringraziare, Elsa, perché in qualche modo ci hai aiutato a recuperare anche tante parole di questa enciclica, che è complessa non con le parole, anzi mi sembra che come linguaggio sia molto accessibile, ma complessa perché tratta tanti aspetti, quindi bisogna anche tenerli insieme
cercare di vedere cosa rappresentano non solo per ciascuno di noi, per le nostre comunità, per fare una riflessione più ampia. Grazie, beh, grazie Papa Francesco in questo caso, bisogna anche dirlo. Grazie Fabio, grazie a voi. Comunità reale a Villa Pizzone, comunità reale aumentata, visto che virtuale non piace, allora parliamo di realtà aumentata, a noi che siamo in rete. Sì. Grazie, buona cena. Grazie. Poi si sono collegate persone un po' da... Ora si registrerà la conferenza. Chiudo la registrazione perché...